Ultime due giornate degli assoluti di enduro a Borno in provincia di Brescia dopo la gara corsa a Fabriano in provincia di Ancona, dove si sono laureati i campioni italiani 2011 Thomas Oldrati con la KTM 250 a 4 tempi e Simone Albergoni al Fiere Husqvarna nella 450 a 4 tempi, ora tocca con una giornata di anticipo a Jonathan Manzi, pilota KTM 125 due tempi, con la Gas Gas nella 250 due tempi Alessandro Botturi e per finire Alex Belometti che fa sua la 500 quattro tempi in sella ad una KTM. Ora voce ai neolaureati di quest'anno. Sì, sono molto contento. Oggi qui a Borno sono riuscito subito a incrementare bene nelle prove in linea. Non ero molto veloce nel fettucciato, però compensavo i distacchi. Tutto sommato è andata bene, sono riuscito a vincere la mia classe e vincere il titolo italiano per la seconda volta dopo l'anno scorso. Sono veramente contento perché ho corso qua vicino a casa, in provincia di Brescia, e ci tenevo a fare un'ottima gara. Oggi non pensavo di vincere già in anticipo il campionato, visto che avevo solo 13 punti di vantaggio. Sono riuscito a vincere, Moroni secondo, Bellotti terzo, e Michelucci, il mio avversario antagonista per il campionato, ha fatto quarto e sono riuscito a avere 25 punti di vantaggio. Grazie a vittorie di più ho vinto il titolo italiano. Ringrazio veramente tutti, dalla Gas Gas Italia, al Motoclub Lumezzane, tutte le persone che mi hanno sostenuto quest'anno, perché secondo me ho vinto tante con i quattro tempi, ma il primo titolo con due tempi mi sono tolto una soddisfazione più personale anche. Sì, questo è il quinto titolo, è andata bene anche quest'anno, sono partito subito forte e dopo diciamo da tre quarti campionato ho pensato a me stare il grosso vantaggio che ci avevo. Ringrazio tutta la KTM, Farioli, che ha messo sempre una moto perfetta ad ogni gara, ha lavorato tantissimo, e ringrazio tutti i meccanici, tutta la squadra, e questa vittoria, oltre un po' me la dedico soprattutto anche a loro.